ragazzi, siamo tornati. Io sono Papi. E lui è Samuele. Guardate, ho cambiato machine. E oggi giocheremo a... come si chiama? Animatronic World. Io non mi ricordo i tasti. Come sono i tasti? Se andavi avanti con le freccette. No, le freccette mi fa girare la visuale. Ah, così, ok. Aspetta, guardate un po', ragazzi. Allora, mi sono messo. Però guardami bene. Yes. Metto io qua. Gira normalmente. Come normalmente? Così? Sì. Mi sono messa la... No, c'hai la shirt di da Cuphead. Adoro, 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 adoro. E oggi abbiamo preso a me l'uccello. Io lo filo 5 vite. HP bonus. Che vuole questo negozio Game Pass? Tempo 3 minuti e 8. Amico. No, papà, questo qua ti fa acquistare le robe. Mm. Magari io le posso acquistare e tengo ancora 95 Robux. Io non ce ne ho. Tu hai zero. Zero Robux, perché? Non lo so. Andiamo, dai. Dove andiamo? E seguimi. Come salta lo spazio? Ok. Ma se non mi segui? Se non ti vedo. Qua sto. No, perché sempre la persona? E adesso mi trovo davanti. Allora, hanno aggiunto anche noi... Ma dove cappero stai andando? Allora, hanno aggiunto anche noi personaggi di Security Breach. Ma sono proprio veloci di, guarda, sono molto più veloci. Non va più veloce di me, allora. Hanno aggiunto questi che prima non c'erano. Io scelgo tra tutti il mio preferito. Sarebbe? Monty. Lo volevo io, Monty. Vabbè. Io Monti me lo levo perché oggi noi dobbiamo fare il nascondino con quelli nuovi. Io a chi mi prendo? Anche Happy non è tanto male, Blob. Direi Freddy, va? Io DJ Music Man, che è il mio preferito tra tutti. Ma che è sto coso, quanto è brutto? DJ Music Man, allora, seguimi. Nei tuoi sogni. Ma veramente vuoi giocare con questo scarafaggio? Allora gioco in prima persona così non lo guardo. Sì, però guardo una visuale brutta. Allora, dove possiamo... Non cominciare ad andare avanti e indietro, scegliene uno, cappero. Andiamo in Petty Fabbets per pizza? Sì. Ci sto. Allora, guarda. Adesso. Brutto scarafaggio. Noi facciamo un nascondino. C'è Bonnie. Allora. Conto fino a... Perché si mette avanti a me questo buon idiota? Allora, io conto, tu ti nascondi, ok? Guardo giù io. Uno, due, tre. Non qua dentro. Ah, allora, ma guarda che imbroglione! Meno male che dovevi contare senza guardare, visto che stavo entrando qui. Allora, sei proprio un baro. Vabbè, le patate. In tutta la città. Però tu non devi guardare. Ok, non guardo. Mettiti più avanti. Guarda, imbroglione. Ma cambrugione, quello ha sgamato che stava guardando il monitor perché ha visto che stava entrando dentro alla casa. Ma quando devi arrivare? No, sono a 7. No, devi contare altri 10. No, ancora, ancora, è presto, un altro poco. 8, 7, così lento va bene? Va bene. 5. 7, 5, da 7 passa a 5. Che sono i numeri spagnoli, su? Non avevo contato. 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Let's go, vai. In tutta la città, allora. Tanto non mi troverai mai. Chi è questo? Che cosa vuole da vicino a me? Oddio, cos'è questo? Cosa creepy è? C'è qualcuno che mi insegue. Beh, ho trovato un nascondiglio che non ti dico proprio. Ma c'è gente che mi insegue, questo idiota mi sta inseguendo. Ah, che bello questo tramonto da qui. Mamma, tu sai come mi sta andando? No, non si, mi sono anche fermato se lo vuoi sapere. C'è un idiota di Freddy accanto a me. All'aperto. All'aperto.
E c'è un Freddy con un buon in mano. Che mi segue come fosse un cagnolino. Mi segue, sì, però non mi scappa. In realtà proprio in questo momento mi sono fermato, con la testa nel muro. Mi sei ferma? Che cazzo? Adesso tutte queste richieste di amicizia, ma chi vi conosce? Io non voglio a nessuno. Vedo mille colori, vedo anche un autobus. Un autobus? Io metto in mano. Perché sennò questo non ti dà la via. In realtà sono, penso, di fronte a un supermercato. Di fronte a un supermercato? Che cosa c'è solo per dire? Non c'è nessun problema. Da questa visuale vedo un'auto bianca. E un cartello che mi dice torna presto. No, mannaggia, questo è quello azzurro. Adesso lo spavento faccio, vedi cos'è. No, come sono andare. No. Allora, non si danno troppi indizi e neanche di cerco, ma non vanno. Foxy? No, credo di essere davanti all'ufficio della guardia. Ma allora sei dentro, avevi detto pure, non no, non sto lì, non dire cretinate. Torna presto. Con un gatto e con una volpe e una tizza, è un joystick. Tu prima questo lo vedevi, torna presto con una tizza e un joystick? Sì. E con una volta. Però mamma non vale questa montagna, non vale per niente. Adesso stai dentro? Sì, ora sì. Forse qua. Forse stai nella ucca. Credo di aver trovato un nascondiglio invalicabile. Onestamente credo che non mi troverai mai. Ma sono uscito fuori, che idiota. Però va, non devi uscire, non devi andare. No, non sto dentro, non sono uscito fuori da una cosa dove ero nascosto. Ora sono alla toilette. Sono al bagno. Adesso salgo sul posto che è mio. Aspetta, ma... Sul palco. Ma sei vicino a quel cartello? Ho detto che sto dentro. Dentro l'edificio vicino a quel cartello? Nei pressi. Nei pressi? Quindi sei qua dentro, non ho capito. E beh, io non lo so tu dove stai, come faccio a dirti dove sto se non so tu dove stai? Ma stai vicino all'edificio dove sta scritto. Oddio, che vedo, una cosa assurda. Dei personaggi orribili. Papà, non ti devi allontanare. Non mi sto allontanando, sono sempre qui, anzi, pure vicino alla finestra, così ti prendo in giro. Che se passi manco mi vedi. Vedo una scritta, portico. Portico, ma cosa vedi? Ho sentito un rumore di porta che si apriva, sei entrato in qualche porta? No, io sono entrato in quella città. E allora qualche idiota è venuto qui. Vado a vedere chi è. Ma no, questo è veramente un idiota, questo siede su tutte le sedie che trova. Adesso sono appena uscito fuori e sto vicino a dove dicevi tu prima. Sì, ok, però non si deve allontanare. Devi restare, fino a non posso. Adesso vengo là.
eppure io non riesco a vederti. Ci sono... Ah, sto vicino a un posto dove ci sono delle auto. Io sto vicino a te. Presa. Oh. Ti stavo dicendo, sto vicino al commissariato, ti stavo dicendo, vedi? Papà, nel frattempo che io ricambio il personaggio, tu ti nascondi. Papà, come fai? Com'è possibile che sei stato fermo alla recinzione come un deficiente? Stavo cercando di saltare su quella recinzione. Guarda, ho trovato un fucile! No, io sono in armeria, ma è possibile che questi fanno entrare così facilmente in armeria? Ci sono dei mitra, dei kalashnikov qui, e chiunque può entrare e derubare queste armi. Allora, sta sempre vicino a me. Ora sono nel distretto di polizia. La polizia lo so dove sta, me lo sono... Vuoi vedere se non ha fatto i security bridge? Cosa ho combinato? Ma i security bridge non stanno facendo niente, stanno soltanto ingrandendo un po' la lotta. No, fratello, sono l'eliporto. L'eliporto sarebbe dove atterrano gli elicotteri. Ah, ricordati che pure io una volta l'avevo visto là, ti ricordi? Sì. Che tu dicevi sono sopra il tetto e te la passavi. Dice io mi crollo così non mi vedi, ti ricordi? Sì, mamma, mi sono sfumato a terra. Sì, papà, però non ci devi muovere. Ma che senso ha? Ma io, secondo te, chi vede il video vede me che sto fermo sempre allo stesso punto. Che senti, non si diverte? Già la mappa è più grande di 57 km. Poi più tu che ti sposti, non finirà mai la partita. Vabbè, tu cerca la bandiera dell'America. Cioè, al massimo muoviti nell'edificio che sei, però non in tutta la mappa. Allora, cerca la bandiera americana. Adesso sei dentro o fuori? Dove sei? Veramente mi ero addormentato con il dito sul pulsante, penso che stavo girando in cerchio. Ma non ero addormentato? Sì, sì. Mi è venuto un abbiocco di sonno. Dimmi se sei dentro o no, sotto, sono fuori. Sono fuori. Penso a me. Ti stai muovendo, ti ho visto. Però non ti imbrogliare. Ma ti ho visto dal cavo. Perché sono tutti seri? Ah, ma io stavo andando senza il ragno, quindi io. Ma avevo visto un attimo dal computer, perché non sei più un par freddi? Sempre io sono. Che? Eccomi qua. Non so più. Ah, ecco che sei freddi, sì. Dentro si può entrare. No, c'è la recinzione. Tu cosa stai facendo adesso? Sto cercando di un punto per entrare, perché non mi fa andare da nessuna parte. Devo andare anche nei stessi posti, eh. Ecco l'ospedale. Però è vero, tu non è che devi correre, eh. Ah, ma io il personaggio non l'ho cambiato neanche. Non riesco così. Non ci vedo neanche. Ma dove caricchio sei? Sto guardando. Dove sei? Sto guardando intorno, non vedo niente di particolarmente familiare. Guardate un attimo a destra, vediamo se ci sono io. No. Qua dove sei, ma io? Ma si affianca all'edificio della polizia. Okay. Eccoci, eccoci. Quanto vuoi dire? Ecco, appena che è andata a morte.
senza dormire. Senza dormire. Poi mi ero addormentato, stavo girando il vuoto. Alza la testa. Mi sto addormentando. Addormentando. Allora, che devo fare ora? Chiudiamo? Salutiamo? No. Come no? Io devo salutare, devo dormire. No. Ma sei Benny, sei Benny? Che? Sei Benny, sei stato Benny? Benny. Vedo un coniglio laggiù. Sei tu? Hai mai detto Benny coniglio? Sei questo tu, no? Chi è questo? Sì, sono questo. Preso. Mi dispiace, che preso, sono fregato, sono scappato. L'ho preso io. Togli Ran, se c'è il fegato, vediamo se mi pigli. No, giuro. Senza Ran. Allora, mi devi trasportare hobby e metto un altro di figli di pelliccia. È cominciata la musica da sola, questa è impazzita. Sì? E si è fermata di nuovo. Ah, era qui che stava la musica allora. Come ti senti? Come fai? All'improvviso ci sono sentito la musica. Io non sento nessuna musica. Io sì, qui, qua, eccola qua. Qua c'è della musica. Acqua? Ah, dentro il frezzo. C'è anche una macchina molto carina, una macchina sportiva, ora cerco di entrarci dentro. Allora, questo è il mio. Ci sono entrato! Che figo, voglio fare la copertina così, guarda che figa. Sono loco. Ti piace la copertina così? Io mi sto levando il morto. Ah, però mi ricordo che se facevamo lo screen poi si bloccava la registrazione, Chi è costui? È arrivato un poliziotto, mi voleva arrestare. Chi è? Dopo facciamo lo screen. Alla fine facciamo la copertina. Questo è sempre stato a giochi. Sei seduto da solo, questo idiota. Papà, ti sei nascosto? Sono in sala giochi. Che? Sono in sala giochi. Silenzio. Che indizio? Sì, però questo è troppo grande. Non si va al centro, gioca per la persona, per forza. È l'unica. The Blob è troppo grande. E il freddo però non ci sei più. Mi sono nascosto dentro un angolo. C'è un quadro penso elettrico. What? Un quadro penso. Ma non ti sei spostato dal freddo. Ho chiuso anche la porta. E onestamente credo che non mi troverai mai. Forse ho capito. Allora, ho perso la mappa, mi pare che uno mi sei in questo cimitero, no, quartiere, forse. No, non c'è. Poco, non c'è. No. C'è un po' di finita, che vuol dire. Ah, ho scritto la tribunale. Ma tu dove stai adesso? Ma tu non devi sbicciare però. Ma non sei più nascosto, sei seduto. Anzi no, c'è una cosa, teletrasportati nella lobby. E come si fa? Crawl? No. Ora come si fa? Ma non usi il mouse? E lo scusate di pigliarlo. Allora, lei ha sta cattiva. Però senza addormentarti. No. Sai quello che sei per... Mamma. Dove sei? Sono qui. Dai, fai! Ma dove sei? Ah, stai sentendo... Sono lobby un'altra volta? Sì, tu stavi dentro... perché sono crollato a terra? Stavi dentro adesso, allora io... Alzati in piedi. Ma che fa questo? Si crolla da solo? Ah, perché stava la freccia sul mano qua. Tu vuoi... guarda.
Adesso la faccio. Ecco. Alcune immagini pertinenti. What? Cambio un milione di questi personaggi qui. Allora. Però. Non me lo fa prendere, perché? Perché hai già un pensiero. Devo prima togliere. Perché hai già un pensiero. Prima tu l'hai fatto, però. L'ho fatto perché mi sono levato il personaggio. Devi andare sul coso rosso. Lo so benissimo. Allora. Giriamo a FNAF 4. Dove devo andare? FNAF 4 dove sta? FNAF blu. Blu? Sì. Questo? Dove entro? A casa? Ma perché sei una marionetta? Ti piace? E allora? Metti visione notturna. Devi entrare nella casa. La è il trivio. Metti visione notturna. Adesso, premi gioco di duolo. E patà. Gioco di ruolo. Poi? Vai su oggetti. Perfetto, adesso vai su strumenti. E vai su e premi torcia elettrica. Adesso togli visione notturna e premi C. No, uno. Non succede niente. Aspetta, come si interagiva? Con la E mi pare, no? Con la... Sento puzza di bruciato, Samuele, dobbiamo fermarci un attimino. Salutiamo e poi no, completiamo, facciamo un altro video. Puzza di bruciato. Cosa devo riprendere? Io non sento niente, quindi continuiamo un attimo. No, aspetta un attimo, ma senti, perché forse si stava scaldando un po' troppo. Vabbè, ragazzi, vi abbiamo mostrato un bel pezzo. Se no che siamo andati a fare qua, giochiamo un po'. E finiamo solo questo livello qua e basta, però. Ok, la torcia come si mette? Con la C, con la 1? E adesso segui. Ma che sei che se mi chiudi la porta in faccia? Ho sbagliato. Adesso ricordati il gioco dove... Allora, prima di tutto mettiti in prima persona. Come si faceva a metterti in prima persona? Adesso, va. Adesso dobbiamo spegnere papà che sta facendo pezzetti di bruciato. Siccome abbiamo sbagliato a mettere questo computer qui su perché sta prendendo fuoco, papi. Aspetta, senti, senti. Senti. Prima che si stoppa la registrazione perché va in protezione. Questo va in protezione perché è salita troppo la temperatura. Quindi. Altri due minuti. Solo due minuti veloci. Allora, adesso. Se non si spegne, questo non si spegne. Vai. Allora, adesso. Controlla delle porte. Qui aspetta, va, direi però che non c'è nada. Apro un attimo la porta, okay. Poi qui direi che non c'è niente proprio. No, qui dietro non ci deve stare niente. Nel corridoio devi controllare. Ti sei chiuso la porta in faccia. Io ho chiusa fuori la porta, cretino. E come? Ma chi è questi? Sei tu? Papà, io scusa, papà, io devo andare dalla porta, tu devi controllare le due porte. Ma no, questo è il corridoio dove facciamo quel gioco. Dove facevamo il bonus. Il flash trap run, come si chiama? Che rumore fa questa pendola? Che ore sono? Le 2 di notte?
Non qua. Ma che cos'è questo? Sveglia, devi svegliare, non ti devi svegliare. Ah, questo è svegliato, ok. E vai nel corridoio. Apri questa porta. Vieni un attimo qui, vieni un attimo qui. No, vieni un volta. Secondo. Perché? Vedi, no. Bam, ti sbatto la porta in allora, faccia. Brava. Con violenza. Tu, guarda le porte. Perché posso venire da un... Bam! No, ma non vale però giocare così, se no nessuno si diverte con te. Allora qui mi pare che non c'è nessuno, così mi pare. Andiamo a vedere l'altra porta. Che è successo? Ah, il trackpad dell'armadio. Sento il pendolo. E neanche c'è nessuno. Andiamo a vedere quest'altra porta. Eppure mi pare che non ci sia praticamente nessuno. Dietro la porta? Mi hai fatto lo scherzetto, si è messo dalla porta? No, non c'è nessuno. Corridoio? Ah, prima stava qui. Quindi si sarà mosso. Dove è andato? Dietro la porta? No, questo è entrato in stanza. Questo è il carogna entrato in stanza. Il carogna entrato in stanza. Oh, vedevo un omino là dietro, nell'armadietto. Guarda, papà, c'è una cosa per te. Bam! Non me l'hai detto in faccia. Aspetta, quest'altra. Oh. Non me l'hai detto in faccia. Bam! Aspetta, aspetta, chiudo anche l'armadio. Perché sei crollato a terra? Boh, non so neanche io. Stiamo sul letto, stavo sul letto. Bam! C'è solo sul letto. Ma che sto giocando in terza persona che non capisco niente? E in prima persona si fa un oh, Madonna quanto sei brutto. Allora, aspetta, ti dico io quando scattare lo screenshot. Ma sei di un bruttume allucinante. Allora. Non lo possiamo fare lo screenshot, si blocca il gioco, ti ricordi se si blocca la registrazione? E certo, allora adesso dobbiamo concludere. Allora salutiamo. Aspetta, e poi lo facciamo dopo che hai salvato bene il foglio. Così? Allora, come si faceva lo screen? Sono le 12, ragazzi, guardate l'orologio. No, sì. Quando fermiamo tutto lo facciamo. Nel frattempo, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale Sample096 e metteteci un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Papi e da Samuele. Ciao a tutti, ciao. Ciao, allora, ciao.